Bentornati nel canale delle Burneo. Niente, mi sono dimenticato che, perché ho visto i video degli altri, che ci sono, c'è cioè, da spacchettare quella cosa viola, che hanno, i giocatori viola che hanno messo, e non me lo ricordavo neanche più. E quindi io ho ancora 100 monete del Plus, e quindi le userò per vedere chi mi darà. È un po' lento sulla 4, si vede, cioè è lentissimo. 200 punti a football, due di quelli, e un 58. Problemi valutazione del campionato, vabbè chi se frega. Un 2-3 stella. 323.600 GPO, non male. Vabbè, e bla bla bla. Mi serve un altro difensore comunque, ho visto. E dove l'avranno messo? Contratto, credo. E questi qua, Enchanting Dribblers, però io ho visto cosa vorrei. Cioè, cosa vorrei, cosa spererei mi venisse fuori. Spererei. Quando li hanno cambiati ancora un altro 12 giorni. E 28, però mi pare un pato. Io lo prenderei comunque. Dov'era pato? Non è qua. Il papperotto lo vorrei però prendere. Perché il papperotto è sempre simpatico. Eccolo qua, Alexander Pato 85. È già potenziato. Ma che stile di gioco ha Pato? Opportunista. Ma qua che cos'ha? Vabbè, normale bassa la forma fisica. Ma contrattacco a 48. Proprio no. Devo vedere uno che abbia contrattacco. Stovela. Contrattacco 45, ancora peggio. E sto Cicciarita. Contrattacco 80. Ah, il Cicciarita potrei prendermi. La pace d'aria, dai, mi prendo questo. Ingaggia, dai. Contratto mirato a 2, va bene, lo uso. Ne ho 3. Il Cicciarita lo voglio. Ah, sono i giocatori del mese. Beh, il Cicciarito non è male, comunque c'ha 80. Accelerazione 80, salto 80, controllo corpo 80. E quanto ha di contatto fisico? Dove c'è stato? Contatto fisico 65, vabbè non è malvagissimo. 83 di finalizzazione, 82 comportamento offensivo, 74 dribbling, 72, 75 percorso stretto, ma comunque se lo metterò, comunque sarà buono, perché comunque è 80, quindi secondo me 86 diventa 88-89, probabilmente, può fare anche la seconda punta all'esterno sinistro, non so, ma dai, vabbè l'abbiamo preso, questo è il Cicciarito, mi ricordavo che c'era qualcun altro che volevo prendere. E Pato niente perché non ha, non ha, vabbè, andiamo a vedere questi, vedi tutti, belli e brutti, allora c'è, vabbè, Kylian Mbappé 93, a me servirebbe un altro esterno a sinistra perché ho Rashford ma è predefinito, quindi vorrei, mi piacerebbe trovare o Sané o Sancho, beh, in verità preferirei Mbappé, non dico niente. Però o Sané o Sancho come esterno sinistro non sarebbe male. No, esterni destri no, perché ho sia Chiesa che Raul. Però di là ho Rashford o Neymar, uno di loro due non mi farebbe cagare, ecco. Vabbè, vediamo chi ci dà, se è a 5 stelle o no. Ingaggia. Le ultime monete.
del plus. In Spagna. No, non è Adama Traoré. Vabbè, ho trovato un altro stanno testa. Ma guarda, me lo sentivo che mi dava questo. Bisogna vedere se è il contrattacco. Avrei preferito Sancho o Sané. Vabbè, che cazzo. Contrattacco a 66. Velocissimo. Però contatto fisico, figa, 89 questo. Adesso è buono. E fa l'esterno destro. Cioè, basta. Perché di là sì, ce li ha le posizioni, ma non ce le ha illuminate. E fa il centrocampista laterale destro anche. Vabbè, mi ha dato prevalutazione B questo. Potrei portarlo al posto di... Anche Visca avevo. Vabbè. Vabbè, intanto lo blocco. Quanti livelli ha? 5. Che palle. E vabbè. C'è andata così. A sto punto volevo vedere anche una cosa qua, nei giocatori predefiniti. Lista giocatori, scusa. Filtro. Allora. Posizione. Pesa. No, come si fa a mettere contrattacco quella roba là? Ordina per contrattacco. Allora c'è, vedi, Mané, Richarlison. Beh, Richarlison potrei anche comprarlo. O anche Mané. Se Mané costa 300, resta netto. C'è Cervi, Diaz, Orsic, Alisson, Ocampos, Vinicius Junior. Vinicius Junior 81 non sarei, ma però aspetta, ordina, contrattacco e valutazione generale anche. Neymar, Mané, Insigne, Sané, anche e contrattacco. C'è Sterling, Foden hanno fatto esterno, Vinicius Junior, Hazard, anche Hazard non mi dispiacerebbe, Tadic, Coman, Grealish 86, c'è 80, Dembélé, Richarlison, okay, Sancho ha solo 79, Rebic, Hazard, l'altro, Rashford l'ho trovato, Anzovati, vabbè, ho visto, e poi se no, se mettere proprio seconda punta. Dybala, ma è contrattacco sta roba. Ecco, questi qua è contrattacco. Raman, Elia, Griezmann, c'è Griezmann. Questo non so chi sia, c'è João Felix. Kai Havertz, seconda punta, che non sarebbe male. Però è mancino. Conte punta col contrattacco, mi sa che sto fresco. Ah, c'è Muller col contrattacco. Dybala, Muller. João Pedro. Tutina, ve lo ricordate Tutina?
Vabbè, magari li mettiamo per valutazione generale, se no facciamo note. Dybala, Muller, Griezmann, Iličić, Havertz, Correa, João Félix, João Pedro, Stokruse, Matheus Cunha, Locatelli, Rodriguez, Quaison, Philippe, Trossard, Rodrigo, Caprari, Waldschmidt, ah, me lo ricordo Waldschmidt, Pandev, Noemi, Vitolo, Zarate, Giovinco, Kwame. Vabbè, poi ci sono questi. Niente, tra tutti questi a sto punto ho Griezmann o Muller, ma Griezmann se mancino, Muller sarebbe da prendere. Fammi dare un'occhiata a Muller. Incrollabile alta, questo è buono. Contrattacco a 59. E quanti livelli ha? 23 livelli di crescita, non sarebbe male senza palla. E lo metterei seconda punta a sinistra. Forma fisica B, non si è male. Dybala è buono però, bisogna metterlo per forza a destra. Contrattacco 59, insomma. Grisù, contrattacco 66, non si è malvagio, Grisù fa tutto. Fa esterno destro, esterno sinistra, seconda punta, trequartista punta. Griezmann è buono. Incrollabile alta. Grisù sarebbe da prendere. E parte da 82 e 180. Se che sei un nano. E anche a sto Iličić secondo me non sei male. Sei anche alto. Però contrattacco solo 42. Forma fisica incostante, infatti non gioca mai. El Kai contrattacco a 60, però fa seconda punta esterno destro e basta. Valutazione D, insomma. Joao, meravigliao, ma Joao il problema è la forma fisica. Normale, basta, infatti. Non sarebbe male quel contrattacco. Vabbè niente, basta. E poi vi lascio la partita che ho giocato, che giocherò, anzi, perché ho spacchettato adesso, ma la partita la gioco oggi pomeriggio e siamo arrivati a 9 punti in 5 partite, 3 vinte e 2 perse e siamo in divisione 4. Vedete? Punti attuali 9, ho vinta, persa, vinta, persa, vinta. Se vado avanti così, resto in divisione 4, ma lo vado in divisione 3. Perché vinta, persa, vi fate il conto, sono 5 vittorie e 5 perse. E con 5 vittorie vado a 15 punti. Rimango in divisione 4, ma non vado in divisione 3, perché ce ne vogliono 16 di punti. E speriamo che invece alla fine mi basta fare 2 vittorie e un pareggio. Su 5 partite ho il 50% praticamente di possibilità, perché 2 su 4 le devo vincere e una posso anche fare il pareggio, quindi sarebbe fattibile la divisione 3. Vabbè, vedremo sto pomeriggio. Ciao ciao. Eccomi qua, sono pronto per fare la partitozza. Allora, la mia squadra però volevo provare a cambiare i giocatori, togliere le leggende, vedere se gioco meglio. Ci vediamo. E i giocatori devo potenziare un po' Adama Traoré. E questo qua, il Cicciarito. Però volevo prima Adama Traoré. Allora, Adama Traoré che ha solo 5 livelli, però ce ne vorranno tanti per questo. Vabbè, facciamo aumento livello, vediamo 1 da 8. E vale, livello 4 di 5 va più che bene. Ok. 6 punti ha solo però. Quindi bisogna stare attenti. Allora, progresso giocatore, competenza, stile gioco, contrattacco 76, 86, 96. Dai. Lo portiamo così, diamo 3 qua. Ok. E sbagliato, non mi ha ancora stabilizzato
Statistiche giocatore, finalizzazione, calci da fermo e tiro a giro. 1 glielo darei, e va 86. Passaggio, no, dribbling, controllo palla, dribbling, buono, possesso stretto, mica tanto, destrezza, vega 90. Forza anteriori, no, forza in aria, non è neanche male, contatto fisico e salto, difesa non serve. Allora vediamo, un in tiro e un altro in dribbling, non serve un cazzo. Destrezza no, forza anteriori no, e forza in aria. Portiamo a 90 a contatto fisico. Così con qualcuno che manca di testa. Così dai. 86, forse sarà 89. Vabbè, andiamo a 3 ore. E poi vediamo il cicciarito. Il cicciarito mi sa che però non è potenziabile. No. Infatti c'è Cerita, resta 86. Vabbè, così. Ok. Allora, schema di... No, sì, schema di gioco. Voglio portarmi Adama Traoré al posto di Visca. Sostituti. Adama Traoré. Ora Visca che è un CLD a 87. Viene via. E riserve. Ci spariamo Adama Traoré. Ok, quindi se io metto Adama Traoré quanto fa? 81, Maeda 89, butto via. Allora, li devo mettere in una posizione che posso cambiarli, Eda e Esana. Quindi... Così, Eda Esa, ok, in questo caso però questo lo rimetto seconda punta e qua me ne porto il vecchio Raul. Ok, così. Siamo pronti, abbiamo portato Adama Traoré. L'altro mi pare invece che Visca fa 90, vabbè, comunque siamo là. E Dream Team. Se la vinco, resto in divisione, o sono già a posto con la divisione, cioè rimango in divisione 4 se vinco. Mi pare di aver visto. E poi mancherebbero 4 punti. Eh sì. Siamo a 5, par 5 partite giocate, 9 punti. Ok. Vediamo chi ci trova. Sono le 3:40 di pomeriggio. Ah, ho anche un punto in più di forza complessiva, 2556. Devo ricordarmi di non premere tanto la corsa quando voglio tirare in porta, perché la corsa col tiro non viene fuori una roba fatta bene. Per tirare bisogna essere fermi, ho visto. Tante volte se sei in corsa fa un tiro squallido. Ok, l'avversario ce l'ha trovato. E ci ha trovato Gennacli con la faccia di Rashford. Vabbè, andiamo a vedere la sua squadra. Magliette, mi sa io nero e lui rosso. O il bianco, va benissimo. Schema di gioco e vediamo. Tanto come che formazione Hello everybody and a quick announcement now. We would like to ha. ask you all to Allora, kindly stay seated during vediamo. the match. Thank you for your Ah, gioca cooperation. come a 90 però. Marquinhos ce l'ha anche lui. E gioca anche lui col 4-3-3. Quello di Verratti, a Jorginho, a Gavi, a Carlos. A due leggende. A K in porta però, eh. Ho visto. Noi li abbiamo tutti su. Vediamo in panca. C'ho Adama Traoré a palla che lo voglio provare a sto punto.
mettiamo titolare. Romario è su, in centrocampo, sono tutti così, però visto che la coppia là in mezzo, loro due fanno da piangere, quindi lascio Busquets, Cavani, Herrera. Herrera casomai la mettiamo a metà Jorginho, Wijnaldum che non gioca mai. Direi che va bene così. Ok. Sarà una partita dura questa, il suo spirito di squadra è 90. Non ha una brutta squadra, eh. Beh, in teoria io ho le leggende che dovrebbero fare la differenza davanti. Boh. Un bel Proviamo la minuto di velocità di adrenalina Adama per la Traoré, più nostra che squadra. altro. Sta a Giocherò noi molto a preferire destra, a lanciare vedere più se intelligentemente corre verso molto veloce l'avversario o rivale. Le condizioni di oggi sono ideali per godersi al massimo una no. Lo partita di proviamo, gioco sta Adama intenso e Traoré. Via, si apprezzabile. parte. E infatti gli spalti pullulano con i tifosi festanti che non vedono l'ora di ammirare le giocate dei loro campioni preferiti. Per me è un onore essere qui a Ah, sapevo commentare che la la perdeva leggerezza di questa subito, loro Vale. svolta. Giocata difensiva di grande spessore. Guarda solo che calcio di spintura Cioè, dalla porta. no, ma io pensavo fosse gol. No, Grande abilità. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza non ho rincorsa. parole, l'ha tirata fuori Certo che la Romario. difesa gli ha concesso troppo spazio. Si avvicina la porta. Frankie De Jong. Ma Sterling perché non la Alexander. danno mai giusta, cazzo? Eccolo là, Adama Traoré ha sbagliato lui. L'ho pressato giusto in due. Sembra di non scordi lui ed è arrivato il gol con la nuova maglia. Non si può Vai permettere di Adama, ma che perdere sparo, hai palla. 90, non con un Costringono la cazzo. squadra avversaria all'errore con il loro pressing alto. Un gol cercato con la tenacia. Si comincia dall'1-0. Mi dai Jorginho per Il gol favore? No, dell'avversario non me lo dà. manca ancora molto tempo. Guarda il buco che si è fatto. Occhio Vabbè, ma è fuori. Niente, mi è venuto fuori. Ma è incredibile, è incredibile. Cioè, ti dai i giocatori a caso, a caso, a caso te li dai i giocatori. A caso te li dà. Ma vai a fare in culo, va. Ancora, sospetto spam. Cosa vogliono? Rompermi i coglioni. Sì, vabbè, ma non è giusto, non è giusto. Avete visto? Mi ha dato i giocatori che ha voluto lui. I giocatori che ha voluto lui mi ha dato. Non mi dava Puyol. Vaffanculo, Perfetta parità di gioco, va, incredibile Grealish, botta e risposta, intravedo iniziativa offensiva, dai. però E non si Neymar ci arriva riconosce più domani. troppi giocatori in area, non c'era abbastanza spazio per tirare. Pallone interessante, nitido, ottimo Niente. recupero. Sicuro di averlo contrattato per un colpevole segreto di qualità. Ci sbagliava Fabio. Supera il diretto avversario. L'arbitro Fuori abbastanza gioco. d'accordo lì per Cioè, evitare e io questa prendo sempre situazione. gol o su calcio di rigore, ma praticamente non mi dava il giocatore che volevo. Marquinhos. Hai visto? 1-1. Mi ha fatto fare il pareggio! Mi ha fatto fare il pareggio! Mi ha fatto fare il pareggio! Dai, vai a fare in culo, Konami! Vai a fare in culo, dai! Vai a fare in culo! Vai a fare in culo! Lo sapevo che il pareggio arrivava! Lo sapevo che il pareggio arrivava! Dai, muoviti! Muoviti, muoviti! Muoviti, dai! Io le gioco tutte così vedo se mi vogliono risparmiare in divisione 3, in divisione 5, dai! Non hanno fatto un cazzo, non hanno fatto! Sembravano dei mongoloidi, sia in attacco che in difesa! Sia in attacco che in difesa. In difesa praticamente mi dava il giocatore che voleva lui. E in attacco non mi dava nessuno. I miei non vanno dentro in porta. Non vanno dentro in porta. E non riesco a fare i tiri. Non riesco proprio a superare i difensori. Vai a fare in culo, va. Vai a fare in culo, va. Vai a cagare, va. No, non guardo neanche le formazioni, non me ne frega un cazzo. E mi dava sempre il giocatore più lontano dal giocatore. Guarda che è una roba incredibile. È una roba incredibile. È una roba incredibile. Cioè, invece di darmi il giocatore che è lì, capito? Ti dà quello più là. Ho visto milioni di volte il giocatore con Puyol sei arrivato facilmente a prendere il pallone. No, mi dava Marquinhos. E mi toccava tornare indietro. Oppure mi dava il terzino con cui dovevo scalare e tornare indietro. Fio, è fatto apposta, l'ho già capito. Sono cretino.
Dai, prendili sta palla. Cosa fanno? Cosa fa questo? E non tira, e non tira, e non tirano! Ma io non capisco perché non tirano, cazzo! Non tirano, cazzo! Non tirano mai! Dove cazzo l'ha messa? Dove cazzo l'ha messa? All'uomo l'ha messa chissà dove. Dove? Ditemi, ditemi voi che passaggio ha fatto quello. Ditemi che cazzo di passaggio è quello. Ma dai, ma vai a fare in culo, va. Non tirano mai, cazzo. Non tirano mai. È scandaloso lo scripting. È scandaloso lo scripting. È scandaloso. E sono in divisione 4. 3-0 ha fatto. 3-0. E non le fa segnare. Dai. Non ne ho persa una, arrivo in quarta divisione e non sono più capace a giocare. Ma vai a cagare, Konami. Ma vai a cagare. Ma vai a cagare, dai. Dai, anche sto scempio di gioco. Guarda, ma gli va sempre addosso. Gli va sempre addosso il pallone. Guarda, guarda Puyol che è andato a guarda quello che sono. Ed ecco il gol. Taci. Niente, ma Vlahovic dove cazzo va? Niente, guarda, ma è fallo! È fallo, non fischia un cazzo! È fallo, non fischia un cazzo! Dove cazzo va Busquets? Dai che non era fuori gioco neanche questo! Ma dove l'ha visto il fuorigioco? Cioè, ma c'è quello in mezzo che mi tiene in gioco! Niente, perché ho contropiede? E allora basta. Ma guarda, guarda che bassi che stanno. Più in fondo. Puoi immaginare se segnavo. Guarda, guarda, guarda. Ci mettono 8 giorni per fare qualsiasi roba. Che cazzo fa? Che cazzo fa Vlahovic? Dai, dai. Dai, che cazzo fa Vlahovic, Fioi? Che cazzo fa? Palo, palo, Fioi, palo. Palo, 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 palo. Si gira, porta vuota, palo. Ma come cazzo si fa? Dimmi, Ara. Come fai da là a sbagliare e prendere il palo? Dopo ditemi che non c'è lo scripting, dai. È una vergogna. Toh. Come fa a prendere il palo? Minutes has been indicated. Finita. Non so perché cazzo l'ha messo in fondo, ma vabbè, abbiamo vinto, dai, manca una. Finisco sta merda, a vedere se vado in divisione 3, dai. Che ore sono? Che devo andare anche via. 4 e un quarto. Sì, dai, ce dovrei fare. Quanti punti abbiamo? 13. Se vinco sono andato in divisione 3. Dai, facciamo l'ultima. Che schifo, però. Che schifo. Che schifo. Che schifo. Che schifo. Non riuscivo ad andare oltre. Non riuscivo ad andare oltre. Mi manda via di testa quando fa così. Quando fa così, mi manda via di testa. Non riesce ad andare oltre ai difensori che sono rincoglioniti e
E gli attaccanti che non vanno, cioè, palo, fiori. Ma come cazzo fai? La stoppo la palla, mi giro con Vlahovic che è mancino, tira, prende il palo. Incredibile, 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 incredibile. Questa forza 2300. Vabbè, non dico più niente, tanto che hai i giocatori leggenda o hai gli altri, non cambia un cazzo. Hai 80, 60, 70 di spirito di squadra, non cambia un cazzo. Sto gioco, dai. Non cambia una sega, non cambia una sega. Vanno puramente a caso a seconda dei binari che sono stati prefissati per quando devi giocare. Basta, dai. Adesso Just a quick request se today, whatever vinco, vado part of Andrea in today's divisione 3. currently Questo in sei già use is the pronto. spot on the Vabbè, road aspetta, outside of the vediamo. station. Vieira sto. Adesso sto punto Busquets, mi ha rotto veramente i coglioni. Fa da vomitare. Il peso di Vieira. Koke e Adama Traoré lo mettiamo. Lo facciamo Eda. Ok, e Puyol, io lo levo Puyol perché mi ha rotto il cazzo, posso dire, mi metto Gomez perché non sta là, non sta là, farà la cagata, vedrete Gomez perché ho fatto questo cambio, vedrete la cagata che fa, vabbè lascerei così, dopo basta, al difensivo Vieira dovevo mettere, vabbè, lo mettiamo al secondo tempo, vediamo se va tanto su. Cioè, più che altro se va in giro per il campo, perché Vieira è onnipresente, va in giro per il campo. Solo che se fa i movimenti giusti, va negli spazi dove deve andare a Everybody chiudere and la welcome palla. to today's Se fa i match. movimenti sbagliati, te lo trovi chissà dove. Non ho neanche guardato quanto spirito di squadra ha, non me ne frega più un cazzo, guardate. Perché tanto mi fa solo che nervoso sta roba. Immaginarsi se Neymar saltava l'uomo in corsa. Io non capisco, ma non è veloce in teoria. Vabbè, non è fallo, non è fallo, non è rigore, no? No, me l'avete massacrato, non è rigore. La mette lunga, è sempre così, la mette sempre lunga dalla parte di là, ho visto, ho già capito come funziona sto cazzo di gioco. Bravissimo, Vieira. Questa è una mezza buerana. Bravissimi. Cazzo, sei là, prendila! Bellingham,
Sbala Dama Traorese, un pugno. Come fa a essere sua se mi ha buttato per terra l'uomo? Sì. Ma vai a cagare, tacci che gli ha dato fallo. Dove cazzo l'ha fatta la skill, il coglione? Cazzo, me l'ha toccata. Ma è fallo. Tagliela. Dove cazzo è andato? 1-0, dai. 1-0, mi fa male il dito perfino per l'R2. Un tiro in porta. Via che tengo botta. Bravo De Jong. Fallo, ma non lo chiama mai. Che cazzo ci fa Dama Traoré là? Vale. Ma no, in avanti. Ma non è fallo. Non era fallo quello. Non era fallo. Non era fallo. Doveva segnare, non era fallo. Vai a fare in culo. Me l'ha buttato via. Non era fallo. Bravissima. Bravissimi. Guarda la dama Trolley che non torna. Che cazzo fa? Ma no, non doveva metterla là. Ma non la doveva mettere là. Io non so cosa ha fatto Adama Traoré. La doveva mettere al centrocampista in centro che era solo. Non so dove cazzo l'ha sparata.
Dai di testa. In Minchia. attendance for this match was 71,898. Dai. Cioè, ma fate sul serio. C'è lo stop così di Romario. Oh, che cacco. Vai De Jong, guarda che c'è. Sì, vabbè, ma dove cazzo me l'ha messa per Neymar? Non era là da mettere là, vabbè, l'ha messa là, ha detto che andava messa là, non era da mettere là. Eccolo là. Bello. È acquittato. Vabbè, abbiamo raggiunto la divisione 3. Il quit, alle 4 e mezza c'è stato il quit. Quittato. Vabbè. Avanti. Un pareggio e due vittorie. Siamo passati, dai. Hai raggiunto la promozione. In 8 partite. Vabbè. I piani di fase sono stati migliorati. Ok. E vabbè. Così è andata. Pareggio, vinta, vinta. Vabbè. Facciamo salta. E sono in divisione 3. Ok. Andiamo a prenderci i premi. Se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale delle Burneo. Spero vi sia piaciuto il video. Ciao ciao.